Ripensare a uno dei luoghi simbolo di Palazzo Battiferri, sede di economia, il giardino, il cortile interno, dove gli studenti ma anche i docenti si incontrano. È un luogo pubblico, una piazza, come tante che ce ne sono a Urbino, quindi un luogo degli incontri, degli scambi di idee, delle conoscenze, dello stare insieme. Ecco, speriamo di anche questo che sia un segnale per il futuro, di poterlo vivere di nuovo assieme senza tante limitazioni. C'è molta modernità, ma non mancano i tratti che tutti ricordiamo negli anni scorsi, che hanno caratterizzato questo luogo, che hanno però col tempo creato anche delle problematiche. Così si garantisce anche il pieno utilizzo dell'aula magna sottostante. Esatto, come ci ha spiegato l'architetto Troisi, il pavimento di questo giardino è drenante, quindi le acque andranno fuori direttamente dal muro e quindi non ci saranno, speriamo, più infiltrazioni che hanno interessato negli anni scorsi l'aula magna. Grande lavoro da parte dello Studio De Carlo, che si è circondato da tante persone anche del luogo, perché questo qui è un luogo che vive e ha vissuto. Come si è operato per realizzare questo nuovo volto al giardino? Dunque, ci trovavamo, come dicevo alla presentazione, di fronte a un problema che aveva tanti aspetti da considerare: la specificità del luogo, il progettare un giardino di un palazzo Urbinate, che è sempre un luogo magico, raffrontarsi con il paesaggio e con la natura, e allo stesso tempo risolvere un problema tecnico, che era quello di liberare il giardino dal muro medievale e poi studiare tutto il sistema del drenaggio delle acque, che aveva creato un po' di problemi. Però diciamo che questa era un po' l'occasione anche per reinventare il luogo e renderlo più fruibile dai ragazzi e dai professori durante il periodo di studio. Un tratto moderno, ma non possiamo dimenticare, lo ritroviamo in tante installazioni, in tanti lavori fatti, quello che era il vecchio volto. Esatto, c'è stato, come dire, un lavoro che è stata la seconda fase di un lavoro di recupero, perché in fondo il progetto di Giancarlo aveva trasformato questo edificio e questo lavoro si è aggiunto, ma nello spirito con cui avrebbe lavorato lui, quindi non replicando il progetto com'era, ma reinventandolo pensando alle necessità attuali e cercando di dare un progetto comunque contemporaneo, innovativo e sperimentale. Lei ha lavorato a fianco di Giancarlo De Carlo e oggi è stata anche l'occasione per ricordarsi quegli anni qui mentre si operava su Palazzo Battiferri. Sì, certo, diciamo che è un lavoro che prosegue il lavoro che è stato fatto originariamente su Palazzo Battiferri e che abbiamo cercato di fare, diciamo, in continuità con quello che è stato fatto prima. I materiali naturalmente sono materiali che non c'erano all'epoca, quindi hanno una performance diversa e risolvono problemi che all'epoca era difficile risolvere per questioni legate appunto alla presenza di questo muro romano. Anche al tempo in cui si è lavorato nel palazzo, io ero giovanissima, quindi più che altro imparavo lavorando in questo edificio, molti erano gli urbinati che hanno lavorato qui, tra cui, come ricordavamo, Lucio Seraghiti, che è una persona che ha lavorato per tantissimi anni all'università e che all'università ha dato moltissimo e che non posso fare a meno di ricordare ogni volta che vengo in questo palazzo.